Questo video è sponsorizzato da PCBWay. Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio. Io sono Floppy e oggi vi farò vedere come ho costruito questa schedina qui, che è una scheda che ci permette di controllare i nostri robot da combattimento. Integra tantissime funzionalità e in più è molto semplice da usare, quindi ottima anche per i principianti. Non vi spoilerò altro e vi lascio al video! Ad aprile di quest'anno, per la prima volta, insieme a dei miei amici maker abbiamo organizzato una super fiera dove abbiamo esposto i nostri progetti. Un giorno, durante la mia solita passeggiata per ossigenare il cervello dopo lo studio, mi è venuto in mente: ma se facessimo una Robo War? Alla prima riunione ho proposto l'evento e alla fine è stato realizzato. Non è stato facile, tra organizzazione dell'evento, stesura del regolamento, costruzione dell'arena e la costruzione dei robot ci abbiamo impiegato dei mesi, ma poi è stato un pomeriggio epico. In qualche video fa ho proprio raccontato com'è andato il torneo, e per la mia squadra direi malissimo. Dopo il primo colpo che ha ricevuto Doublefast, una ruota era già fuori uso, ma perché? Praticamente l'elettronica di controllo di una delle due ruote si era bruciata. Per evitare di ripetere lo stesso errore, ho incominciato a mettere giù qualche idea per la realizzazione di una scheda di controllo per dei robot da combattimento. Nell'ultimo mese i miei amici di Robot Arena Challenge hanno rilasciato una notiziona. Il 26 ottobre organizzano una Robo War con robot distruttivi da 150 grammi alla Maker Faire di Roma. E allora ho preso l'occasione al volo e mi sono messo sotto a progettare e realizzare questa scheda di controllo. Come tutti i progetti, bisogna definire delle specifiche che il prodotto deve soddisfare. Il goal principale di questa scheda è quello di avere un prodotto facile da usare da chiunque. Quindi non deve essere necessario dover smanettare con il codice per personalizzare le principali funzionalità. Poi, essendo una scheda di controllo per robot da 150 grammi, doveva essere piccola e leggera. Ovviamente, come non potevo darle un nome, allora dopo aver pensato molto a lungo, l'ho battezzata Floppy Ant Controller, o abbreviato FAC. Oltre al nome, necessitava di poter controllare dei motori N20, i classici motori utilizzati per muovere questi piccoli robot. Allora, tre driver per motori DC erano d'obbligo. Girando per YouTube ho guardato un po' che tipo di armi utilizzavano sugli Antweight e principalmente vengono usate armi rotanti e molti lifter. Quindi un requisito era avere almeno un'uscita per collegare dei servo USC. Io alla fine ne ho messe due per esagerare un po', tanto dopo ero io a dovermi cervellare per far star tutto nella scheda. Il controllo della tensione della batteria era d'obbligo. Così almeno dopo si possono salvaguardare le batterie, che poverine altrimenti le uccidevo. Le batterie che possono essere usate per questi piccoli robot ho pensato che potessero essere sufficienti delle LiPo 1 e 2S. Ultima cosa, giusto perché di sì, due porte che potevano essere programmate a piacere, o come lettura analogica o come lettura digitale, nel caso in cui qualcuno volesse usare dei limit switch o dei potenziometri per la posizione di qualche braccio. Ovviamente mi ero reso conto di aver esagerato un po', ma ho continuato lo stesso. Dopo qualche decina di ore di progettazione e sbroglio sono arrivato a questo risultato. Finalmente vedevo almeno un render della scheda. Sono riuscito a compattare tutto in un PCB di soli 23 mm x 33, quindi super piccolo. Il peso è di soli 9 grammi, non sono così pochi rispetto alla Malenki Nano, che ne pesa solo 3, ma avendo molto più funzionalità è un buon compromesso a parer mio. Ringrazio PCBWay per aver gentilmente offerto le schede di questa prima versione. PCBWay è un'azienda che mette a disposizione molti servizi professionali, come produzione di circuiti stampati fino a 14 layer con substrato di FR4, alluminio e rame. In più vi permette di produrre PCB flessibili. Se avete la necessità di avere pezzi meccanici potete utilizzare il loro servizio di stampa 3D o lavorazione CNC, che vi permette di avere dei pezzi di qualità professionale, realizzati con materiali e metodi di produzione che difficilmente si ha in casa. Per maggiori informazioni andate nel link www.pcbway.com, altrimenti se volete supportare il mio lavoro in maniera gratuita potete passare tramite il mio link affiliato che trovate in descrizione. Vi ricordo che per il primo ordine avete uno sconto di ben $5, ovvero vi coprirete tutto il costo di 5 PCB. Nei bordi della scheda ho posizionato tutti i pad.
dove poi si possono saldare i fili per i motori, potenziometri e servo. Per controllare i motori DC ho utilizzato tre driver DRV8838 che tengono fino a 2A e 12V, quindi ottimi per questa applicazione. In più sono veramente minuscoli e molto economici, quindi che fai? Te ne privi? No che non te ne privi. La scheda, come fissato nei requisiti, può essere alimentata da batterie 1 e 2S. Sono più che sufficienti per questi mini robot. La batteria può essere connessa su questi pad e in fianco si può collegare un interruttore, che è obbligatorio dal regolamento delle RoboWall. L'interruttore scollega il polo negativo della batteria dal resto del circuito, quindi lo spegne completamente. La posizione di queste due connessioni sono veramente scomode e pericolose, vi chiederete. Come faccio a sapere che sono pericolose? Beh, ho già bruciato due microcontrollori, perché il cavetto della batteria ha fatto contatto con il pin del ricevitore lì a fianco. In un prossimo video vi farò vedere tutti i problemi e le cose da cambiare in questa versione, altrimenti allunghiamo troppo questo. A proposito di ricevitore, questa scheda riesce a leggere fino a 8 canali in modulazione PPM e 4 in PWM, quindi più che sufficienti. L'ho pensata principalmente per essere usata con i ricevitori FS2A, che sono i classici ricevitori economici per i sistemi FlySky. Ovviamente nessuno vi vieta di realizzarvi un firmware custom e aggiungere tutte le compatibilità che volete. Come tutti i progetti che vi porto su questo canale, anche questo è open source. Trovate i link a tutti i file in descrizione, con anche il firmware che ho scritto. Il firmware verrà sicuramente aggiornato nel tempo e poi ricaricato su GitHub. Così chi vuole smanettare ha sempre tutte le modifiche che ho fatto anche io. Per poter alimentare gli eventuali servomotori direttamente alla scheda ho anche aggiunto un BSC, ovvero un semplice back converter che porta la tensione della batteria 2S a 5V, con una corrente massima di 3A. Uno dei due connettori dei servomotori può essere configurato per erogare direttamente la corrente dalla batteria, quindi senza passare per il BSC. Così, se si vuole usare dei piccoli SC o dei servomotori ad alta tensione, basta saldare il ponticello sulla scheda e sul primo servo si ha la batteria direttamente collegata alla sua alimentazione. Per evitare che la batteria venisse scaricata troppo, ho aggiunto un patitore di tensione che ci permette di leggere con la DC la tensione della batteria. Questo mi ha permesso di aggiungere la possibilità di ridurre la potenza dell'arma quando la batteria scende sotto una tensione di soglia per più di 10 secondi continui e sotto un'altra soglia molto più bassa disabilita anche le ruote. Questo proprio per evitare di uccidere la batteria ed avere una sicurezza in più. Come nelle specifiche ho aggiunto queste due porte che opportunamente programmate permettono di leggere o due tensioni analogiche o due segnali digitali provenienti da interruttori o potenziometri. Questi li ho aggiunti perché non si sa mai quali pazzie i costruttori di robot vogliono aggiungere. E infine il pezzo forte, a parer mio il più importante. Come vi siete accorti, non ho ancora soddisfatto il primo requisito. Per rendere più accessibile questa scheda alle persone meno esperte nella programmazione o semplicemente per agevolare un po' tutti, ho pensato e realizzato un sistema di impostazioni che si possono modificare collegando la scheda via USB al PC o al telefono. In pratica, inviando dei comandi si possono modificare e salvare delle impostazioni sulla scheda. Per fare ciò si può usare un semplice terminale come quello di Arduino IDE, oppure utilizzando il programma che ho realizzato io ad hoc. Per ora le impostazioni che si possono cambiare sono l'assegnazione dei vari canali del telecomando alle varie funzioni del robot, invertire le uscite dei motori DC e dei servomotori, attivare e disattivare le varie modalità come il mixing per le ruote, l'arming del robot con un canale dedicato e se il ricevitore in uscita ha un segnale PPM o PWM. E infine le tensioni di soglia che vi ho descritto prima. Ho pensato che nel caso vogliate salvarvi le impostazioni dei vari robot che possedete, ho aggiunto la possibilità di esportare ed importare tutto in un file CSV. Così, nel caso in cui vogliate ripristinare delle vecchie impostazioni oppure qualcuno vi ha condiviso le sue, potete caricarle molto velocemente. Nella FAQ le impostazioni sono salvate in una memoria EEPROM, quindi vengono salvate finché non le sovrascrivete voi. Dopo aver collegato la scheda al PC, il programma vi visualizza tutti i valori letti dalla scheda e una volta modificato quello che vi interessa basta cliccare sul pulsante Save on FAQ
e lui salva tutto nella memoria integrata. Questo programma non è perfetto, qualche volta si chiude da solo, ma abbiate pazienza, è il mio primo programma scritto in Python, quindi ci sono cose che non funzionano benissimo. Anzi, se qualcuno che ha le mani in pasta più di me vuole rifarlo o migliorarlo, non esitate a lasciare un commento o contattatemi via mail. Una volta salvate le impostazioni, si può scollegare la scheda dal PC e siete pronti ad utilizzarla. Ho fatto qualche prova sul robot che sto costruendo e come potete vedere la scheda funziona egregiamente. Ha qualche problema che vedremo in un prossimo video. Così vi spiego bene cosa è successo e come ho risolto. Questa versione del robot utilizza tutti e tre i driver per i motori DC. Due con il tank mix per le ruote e uno per l'arma, che è un motore dei lettori CD. Vi lascio a questa prova dentro alla nuovissima test box. Knock out! Ho fatto qualche test di carico anche sul BSC. Considerando che il chip del back converter non è quello che ho pensato per questa scheda, ma lo stesso presente nella floppy soldering station, si è comportato abbastanza bene. Dopo averne bruciato uno perché ho fatto andare due servomotori SG90 insieme, facendoli cambiare in continuazione direzione, ho provato anche un servo full size, ovvero quelli classici delle macchine radiocomandate, e lo ha retto senza nessun problema. Per portarlo al limite ho collegato anche un motore brushless con relativo ESC, direttamente alimentato a 5V. I picchi di corrente fanno resettare tutto quanto, quindi diciamo che non vi consiglio di utilizzarli collegati alla 5V. Come vi sembra questa piccola e super densa schedina? Scrivetemi nei commenti le vostre impressioni. Se siete interessati a prenderne una o volete supportare il mio lavoro tramite una donazione, potete trovare in descrizione il link alla mia pagina Ko-fi e PayPal. Ovviamente tutte queste donazioni vengono poi utilizzate per poter portare avanti questo canale e portarvi nuovi progetti. Vi ringrazio della visione, spero che questo video vi sia piaciuto o che vi sia tornato utile. Come sempre vi invito a mettere un like ed iscrivervi al canale, attivando la campanellina per non perdervi i futuri video. Vi ringrazio ancora e alla prossima!